Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Signori miei, quest'oggi, come secondo video della giornata, vi porto Pokémon Xenoverse, un fangame italiano progettato da Weedle. Trovate il loro canale in descrizione perché sono veramente fantastici. E nulla, signori miei, questa è la versione alfa di Pokémon Xenoverse. Sono già uscite alcune versioni, un DLC, se non ricordo male, se così lo si può chiamare, riguardante il film Pokémon dedicato a Lugia. E signori miei, direi di iniziare subitissimo. Non vedete sidebar e nulla, per il semplice fatto, cioè, scusatemi, non vedete la facecam, la sidebar ora come ora non lo so, perché comunque in sostanza, non essendo un non una Nuzlocke ma un gioco, preferisco concentrarvi e concentrarmi anch'io sulla trama. Questa piccola versione di prova è stata sviluppata per mostrarti tutte le novità che abbiamo portato a Pokémon Xenoverse dal rilascio della prima demo. Non preoccuparti, ovviamente come con il gioco completo siamo decisamente più avanti del punto in cui ti fermerai oggi. Questa versione è stata pensata unicamente per mostrarvi tutte le novità e darvi un assaggio di ciò che sarà una volta completata. Di conseguenza è stata resa corta per questo motivo, non disperate. A fine anno avrete modo di provare la nostra demo, che vi regalerà svariate ore insieme ai vostri amati mostriciattoli. Mettetevi comodi e godetevi il gioco. Da parte di Weedle Team. Eccoci qua, io sinceramente non so quanto durerà. Non ce la faccio più a sopportare questa attesa. Versil, venga qui. Abbasso un attimo il volume delle cuffie perché è dannatamente alto e non si abbassa, mannaggia lui. Infermiera, mi dica. Versil, ho una grande notizia per lei, forse mi segua. Se non ricordo male, dovrebbe essere nato nostro figlio, che poi in realtà siamo noi. Non vorrei sparare una cagata. Eccoci qui, Versil. Facciamo un gioco, vediamo se riesce a indovinare il sesso del suo bambino. Sì, esattamente, il bambino siamo noi. Ok. Maschio o femmina? Oddio, che inizio curioso. Maschio, ovviamente. Perché non si abbassa sto volume de merda che è altissimo? Secondo me è un maschietto. Complimenti, Versil, hai indovinato. Giuro, non l'avrei mai detto. Forza, venga con me. Ed eccolo qua. Versil, resti pure un po' da solo con sua moglie. Molly, vieni. Sì, subito. Ho tirato giù un attimo il volume, raga, perché non si sentiva nulla. Lo sistemerò in editing. Amore mio, ti senti bene? Guarda che bellissimo bambino che hai dato alla luce. Hai i tuoi stessi occhi e guarda come sorride. Siete due gocce d'acqua. Versil, come vogliamo chiamarlo? Voglio che sia tu a scegliere il suo nome. Ok, perfetto, qua dobbiamo scegliere il nome del personaggio. Devo dire che è molto originale come inizio e wow, si scrive con la tastiera. Quindi Creepy, così, cattivo. Ole, che ne dici di Creepy, tesoro? Trovo che sia fantastico. Sapevo che non mi avresti deluso. Gov gov. Ottimo. Azzurra, non sforzarti troppo, devi riposarti, sarai tanto stanca. Il tempo passava e Creepy cresceva, passarono 5 anni, 5 bellissimi anni per Versil e la sua famiglia. Fino a quando? Classico. Creepy, scendi, io e la mamma dobbiamo parlarti. Ok, siamo... Madonna se sono piccolissimo, raga. Creepy, io e la mamma abbiamo deciso che ora hai 5 anni, ora che hai 5 anni, sia giunto il momento che io ti mostri un po' il mondo. Quindi oggi andremo a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Oddio, sto bambino non è mai uscito dal ranch. Fate attenzione, mi raccomando. E ok, va bene, questa parte di gioco io la conoscevo già. Ora come ora però non ricordo che cosa ci sia in giro. Ci sono i Fakemon, ve lo dico già. Hai visto che belli quei Pokémon? Quali sono degli... Sparkle, che penso sia un corvo di tipo elettro, giudicare dal nome. Magari un giorno potrei anche catturarne uno. Forza, andiamo Creepy, voglio mostrarti il nostro ranch. Comunque ragazzi, dovete sapere che io non so nulla di questo gioco, è completamente blind sto let's play. Ho visto solo le due Fakemon forse, ma non li ricordo neanche se li vedo probabilmente. Attraversato questo ponte saremo finalmente arrivati. Ok, tra l'altro raga, la grafica, vorrei farvi notare che è qualcosa di spettacolare. Sembra quasi un intermedio fra sesta gen e quinta gen. Eccoci, siamo arrivati, vedi quei Pokémon che camminano nel grano? In realtà no. Si chiamano Milt, in realtà non li vedo. Forse ne vedo uno in alto, però vabbè. Quando si fa buio però li chiudiamo dentro le stalle alle mie spalle per evitare che si facciano del male. C'è un'altra cosa che voglio mostrarti però, vieni Creepy. Ok, perfetto. Madonna, se non ricordo male succedeva qualcosa di brutto qua dentro. Tipo che scompariva nostro padre. Ora, non vorrei sparare una cagata. Però un pochino lo ricordo sto gioco perché l'avevo visto da qualche parte. Creepy, questo è il laghetto dove ogni tanto mi fermo a pensare, guardando queste limpide acque, la mia mente riesce sempre a placarsi. Perché non provi anche tu? Ho paura, cosa deve succedere? Ah, perfetto, mi sento più rilassato, ottimo.
Allora, Creepy, come ti senti? Sono sicuro che ti senti molto più rilassato adesso. Forza, continuiamo. E continuiamo. E perché no? E perché no? Dove andiamo? Padre mio. Ottimo, una tomba. Interessante. Vedi, Creepy, questo piccolo monumento è stato costruito in onore di tuo nonno, che si è sacrificato per salvarci addirittura. Ma sei ancora troppo piccolo per questo. Forza, andiamo a casa. Madonna, cosa può aver fatto? Tra l'altro, forse ho visto uno strumento dietro la tomba del nonno. Ok, un botto. Cos'è stato? Cosa è successo? Ci sono tre Pokéball. Ma cosa ci fanno qui tre Pokéball? Creepy, tu non muoverti, io vado a controllare. Sì, sono proprio delle Pokéball. Sembra che ognuna di esse contenga un Pokémon. Ce ne sono uno di tipo fuoco, uno di tipo acqua, uno di tipo erba. Curioso. Mi è venuta un'idea, Creepy, perché non scegli uno di questi Pokémon? Potrei prenderne cura io fino a quando tu non sarai abbastanza maturo. Forza, Creepy, scegli pure quello che ti piace. Ok, ricordavo solo questo come starter, che è troppo bello, raga. Io so che se qualcuno porterà questo gioco, sceglierà sicuramente lui. Però cioè, obiettivamente è bellissimo. E poi aggiunge il tipo suono. Acquadrago. No, ma raga, cioè, questo qua è spettacolare, non posso non prenderlo. Perfetto, prendiamo lui. Cioè, è assurdo. È troppo bello. Chi sei? Cosa diavolo stai facendo? Ok, mi ricordano quelli di Apex questi, raga. Quelle sono le mie Pokéball, me la pagherai per questo. Golem, attacca! Oh, cazzo. E penso che non ce l'abbia esplicitamente detto. Tra l'altro, lì c'è quel wallpaper di Charizard che è bellissimo. Lo conosco perché ogni tanto l'ho utilizzato per qualche video, se non ricordo male. Vuoi accendere il PC? Sì. Ok, perfetto. Ho letto che non tutti i testi sono tradotti perché i ragazzi di Weedle giustamente hanno detto è più importante il gioco che la traduzione in una alfa. La traduzione arriverà dopo. Hanno decisamente ragione. Ok, ci sono anche queste challenge curiose da completare. Sei un poveraccio, probabilmente perché ho controllato nel cestino. Dicevo, secondo me questo qua è un balzo temporale di 5 anni. Io ho paura di scendere le scale perché temo che il nostro padre non ci sia più. Creepy, finalmente ti sei svegliato. Non vorrei sperare una cagata, raga, però potrebbe essere così. Oggi è il tuo compleanno, non sei contento? Oggi finalmente compi. Urkujuda, no, beh, un pochino di più di 5 anni, 11. Compi 16 anni, peccato solo che tuo padre non possa essere qui a vedere quanto sei cresciutino, mi immaginavo. Ehi, Creepy, stai bene? Ti vedo un po' scosso. Ah, questo era il sogno che abbiamo fatto noi. Ok, perfetto. I ricordi che riaffiorano e noi abbiamo sognato quello che ci è successo a 5 anni, evidentemente, che noi non ricordavamo bene. Ok, mi dispiace raccontartela proprio il giorno del tuo compleanno, ma credo che tu sia abbastanza grande adesso ed il sogno che hai fatto lo dimostra, vedi tesoro? Circa 10 anni fa tuo padre, il mio amato Versil, è misteriosamente scomparso. Un giorno decise di portarti a fare un giro al di fuori del nostro ranch, avevi 5 anni ed era la prima volta che ti facciamo vedere cosa c'è oltre il ponte. Quel giorno attesi tanto il vostro ritorno. Ero davvero tanto preoccupata, ma sapendo che insieme a te c'era papà, sapevo che eri al sicuro. Purtroppo quella sera non tornasti né tu né tuo padre. Ero preoccupatissima e nessuno nei dintorni sapeva che fine aveste fatto. Solo qualche giorno dopo, qualcuno o qualcosa bussò alla nostra porta in piena notte. Andai ad aprire, sull'uscio di casa c'eri tu, Creepy. Eri svenuto ed accanto a te c'erano una Pokéball ed un bigliettino scritto in una lingua antica ed incomprensibile. Purtroppo questo è tutto quello che so. Mi dispiace averti raccontato questa triste storia il giorno del tuo compleanno, ma era giusto che tu sapessi la verità su tuo padre. Sai, Creepy, dovresti andare a Ludopoli. Lì vive Ezio. Era un grandissimo amico di tuo padre, spesso facevamo insieme delle ricerche. Vedi, lui è un esperto di Pokémon. Oh, a proposito, vieni con me, Creepy, devo darti il regalo di compleanno, che non vorrei fosse il nostro Pokémon alla fin fine. Eppure dovrebbe essere. O forse è un Pokédex? Cosa sarà mai? Una mappa città? Cosa potrebbe essere? Qualcosa che non so cosa sia. Ah, sì, ok, perfetto. Il nostro Pokémon. No, non do soprannomi. E ok, praticamente il nostro Pokémon. Allora. Oh, si possono pure portare fuori. Che cosa, beh, no, vabbè, questa ci sta. Ok.
Prendi questa mappa città, perfetto. Adesso, raga, la apriamo subito perché sono curioso di vederla. Guardate come si muove quella mappa sulla schermata. Ma le sorprese non sono ancora finite. In fondo, oggi compi 16 anni. Perché per i 16 anni non mi hanno regalato così tante cose a me? Comunque, teniamo le scarpe da corsa. Forza, vai pure a Ludopoli di incontrare Ezio. Con quel Pokémon al tuo fianco non ho di che preoccuparmi. O se incontri nonna Lea sul percorso, salutala da parte mia. Buona fortuna, tesoro, non farmi stare in pensiero. Olè, perfetto. Otteniamo il nostro Pokémon, il nostro regalo di compleanno che verosimilmente è rimasto lì rinchiuso fino all'eternità. No, sono curiosissimo, ragazzi, di imparare come si riaprire la mappa. E poi facciamo un sunto di tutto ciò che è successo. Allora, e ok, ovviamente non sarà tutto visitabile. Però abbiamo Ludopoli e forse solo Ludopoli, visto che è l'unica segnata... diciamo sulla mappa. Ok, allora fermi tutti. Ricapitoliamo cosa è successo. Allora, aspettate, voglio fare la cosa bella. Non si può fare. Allora, noi siamo andati fuori ad esplorare il ranch con nostro padre. Abbiamo trovato uno starter, ma evidentemente quello che possedeva, diciamo, quelle Pokémon non l'ha presa bene e ha fatto qualcosa a nostro padre. Ora abbiamo fatto un salto temporale di 11 anni e siamo a 16 anni che non sappiamo cosa è successo a nostro padre e che ci è stato regalato uno starter e dobbiamo andare a Ludopoli dove ci sarà questo tizio. Ok, perfetto, noto con piacere che è molto fluido il gioco. Io sinceramente, ragazzi, quando rilasciarono ai tempi qualcosa di non mi ricordo cos'era, una beta, un alfa, una pre-alfa, mi ricordo che la grafica non era così, era molto più, diciamo, come posso dire, molto più Pokémon, ecco, molto più quarta gen, diciamo. E... oh cazzo, è ancora quello di prima. Ah no, ok, perfetto, uno sconosciuto. Ah, questa è nonna Lea, ma ciao Creepy, ma guarda un po', allora tua madre finalmente si è decisa a darti il tuo primo Pokémon. Immagino dunque che tu stia partendo ad esplorare il mondo, ad incontrare tantissimi nuovi Pokémon. In tal caso vieni con me. Ok, perfetto, ci sta portando da qualche parte. E nulla, dicevo che il gioco era molto meno fluido ed era in una grafica diversa alla tomba di nostro nonno. Ottimo così. Ah no, erba alta. Allora, come puoi vedere, questa erba è più alta di quella normale ed è anche più pericolosa perché dentro vi si nascondono i Pokémon selvatici. Tutti i Pokémon che incontrerai nell'erba alta possono essere catturati utilizzando degli oggetti speciali chiamati Pokéball. Ecco, prendine un po'. E otteniamo delle Pokéball che si muovono. Troppo bella sta animazione della Pokéball che si muove a destra e a sinistra. Per poter catturare un Pokémon bisogna però prima indebolirlo un pochino attaccandolo. Quando la sua salute è bassa, allora puoi provare a lanciare una Pokéball per provare a catturarlo. Oh, perfetto, vediamo un po' chi ci capita. Che bella host. Eh no, però Weedle mi fa abbastanza schifo, sarò sincero. Vediamo che livello è il nostro coso, livello 5, ok. Lotta, oddio, il menu di lotta è qualcosa di fantastico. Lui fa veleno spina. Vero che non mi avveleni? Ma sapete cosa vi dico? Che io me la fuggirei da sto Weedle. Se riuscite... no, can't escape. Ok, perfetto. Allora lo prendo a graffiate sul naso, sperando che non mi avveleni. Comunque, ragazzi, non so quanto duri questo gioco, però penso di stoppare l'episodio dopo aver catturato un Pokémon e dopo aver liquidato, in un certo senso, nonna Lea. Se mi avveleni ti picchio, ti giuro. Spero che abbiano... vero Weedle che avete diminuito la frequenza di avvelenamento? Vero che l'avete fatto? E nulla, volevo vedere un paio di Fakemon e poi concludiamo l'episodio in bellezza. Appunto catturando un Fakemon e vediamo se nostra nonna ci dirà qualcosa di particolare sul nonno morto. Sul nonno defunto, diciamo. Ok, perfetto, ho sconfitto un coso. È così bello giocare con i Pokémon, vero? Se magari me li lasciassi catturare. Ok, perfetto, allora voglio vedere altri Fakemon e poi stoppiamo sul serio. Eccolo qui, Sparkle. Che sì, è un corvo di tipo elettro. E non lo so, raga, io lo prenderei perché mi ispira fiducia, sinceramente. Allora, lo indeboliamo un attimino. Più che altro potrebbe tornarci utile. Tra l'altro, se lo sapete, informatemi sulle combinazioni di tipi che si abbinano col suono. Cioè, per dire, contro cosa è super efficace il suono, contro cosa è debole. Dato che io non lo so e non penso di riuscire a informarmi in tempo breve, diciamo, perché finito qua dovrei andare in live e poi devo studiare, quindi non ho assolutamente tempo. Comunque sto stronzetto qua non entra nella Pokéball ed è una cosa che non mi va, sinceramente. Graffio di nuovo, speriamo di non shottarlo. Ah, c'è statico. C'è statico l'infame. Ok,
Ok, il fatto che abbia statico è positivo nel caso lo dovessi prendere, perché è un'abilità che sapete che io adoro sotto tutti i punti di vista. Ti prego, entraci. 2, 3 e preso, perfetto. Preso Sparkle, secondo membro del team. Ok, perfetto, grazie mille. Vuoi dare un soprannome a Sparkle? No, assolutamente. Ok, ciao. Mi raccomando, ricordati sempre di indebolire un Pokémon prima di lanciargli una Pokéball. Ok, perfetto. Allora, prendiamo lo strumento qua, otteniamo un antiparalisi, perfetto. Cioè, proprio capita a fagiolo. Allora, io tornerei indietro e proprio qui vi do appuntamento al prossimo episodio di Pokémon Xenoverse. Prossimo episodio che penso di fare. Proviamo a raggiungere almeno i 100 like per questa serie. Vi invito appunto a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Rispondete alla domanda del giorno che credo di mettere, non sono ancora sicuro, non ho ancora nulla pronto. E passate ai social che saranno in descrizione. Detto ciò, ci becchiamo in un prossimo video.